Buongiorno amici, siamo ancora qui alle pillole video estrapolate, dedicate al nuovo libro Car Phishing, Ambienti e Strategia. Lo trovate su Amazon, è veramente molto interessante perché vi spiega in tutte le tipologie di ambienti, e ci arriveremo gradualmente con questi mini video, dove cercare le carpe. Come cercarle, che strategia anche di terminale e di esca adottare. Quindi un libro tecnico molto molto completo che vi suggerisco sicuramente per la vostra libreria. L'ho scritto io e quindi capaci tutti? Sono d'accordo, ok? Quindi vale per quello che vale, vi fidate, non vi fidate, non sta a me a dirlo. Sono qui per pubblicizzare il libro? No, sono qui per parlare del libro e questa chiamiamola pubblicità intelligente, nel senso che se gli input che vi do nei mini video vi piacciono, sappiate che nel libro trovate in maniera più approfondita quello di cui stiamo parlando. Quindi se vi interessa, vi interessa, se non vi interessa, cambia niente come concetto. Siamo bloccati su un punto strategico che è quello delle aree di stazionamento, di alimentazione. Siamo ancora alle aree di alimentazione e poi parleremo delle rotte in cui si spostano le carpe, ma siamo ancora sulle aree di alimentazione perché è un nocciolo chiave. Vi consiglio i video precedenti prima di vedere questo, perché capite dove vado a intersecarmi e merita, secondo me. Ci siamo lasciati sull'esca adatta e sulla strategia adatta per pescare sui giacimenti di cibo naturale, perché è lì che dobbiamo cercare in maniera primaria i grossi pesci, perché lì saranno anche disponibili a mangiare. Ci vanno per quello, se no non ci vanno, ok? Aree di alimentazione. La parola la dice lunga. Ci siamo lasciati su questo approccio minimalista molto tecnico, però dove l'esca veramente è parte globale di una strategia studiata nei minimi termini. Okay? È un po' l'approccio che piace a me, qui queste carpe prese così, ve le siete guadagnate tutte, le avete prese su un'esca che avete fatto voi o commissionato voi, che è la stessa cosa, perché se avete l'idea di cosa volete e la fate fare da un rolling, è come se l'avesse fatta voi dal mio punto di vista. Ci siamo lasciati sul fatto che lo stimolo, insomma, è lo stesso che il pesce si aspetterebbe nella normale ricerca del cibo. Allora, quando è che questa strategia paga in una maniera che se non avete mai provato non potete nemmeno immaginare, perché tutte queste carpe qua vengono da questa strategia. Ci sono momenti dell'anno, e da qui la conoscenza del cibo è fondamentale, in cui il cibo è molto disponibile. Ci sono altri momenti dell'anno in cui non lo è. Ma una carpa che per tutta la vita si è nutrita di gamberi e che se trova i gamberi è alimentarmente felice perché quello è il cibo che predilige, nel momento in cui il gambero diventa più difficile da trovare, e parlo di quando l'acqua si raffredda, ovviamente autunno-inverno, dall'autunno andando verso l'inverno, questi animaletti anche loro vanno a rifugiarsi in una sorta, chiamiamola, di ibernazione o comunque di rallentamento del loro metabolismo che li rende veramente meno disponibili. D'estate, ogni notte, le aree abitate dai gamberi si animano di vita e i pesci possono passeggiare. D'inverno le finestre alimentari per il gambero sono minime. E quindi per il pesce intercettarli diventa statisticamente più difficile. In questo momento, quindi, passatemi questi modi di dire che vogliono semplificare i concetti, che da un punto di vista biologico e etologico non sono così semplici, però permettetemi, stiamo parlando fra pescatori quasi al bar, fra virgolette, dobbiamo capirci. In questo momento c'è la voglia di gambero, ma non c'è il gambero. Mettiamola così. C'è la voglia di gambero. Quindi la mia strategia di esca che mima il gambero da un punto di vista chimico, in questo momento qua funziona a bomba, perché il pesce è molto sensibile a questo stimolo. Ricerca in maniera spasmodica quel nutrimento e non lo trova. Quindi il mio giacimento di boili diventerà preziosissimo e appetito decine di volte di più rispetto a quanto potesse esserlo nei periodi alimentarmente più favorevoli.
Ecco quindi che pescare in prossimità delle aree di alimentazione, in momenti poco favorevoli alla presenza del cibo naturale, con esche strategicamente spinte a mimare l'alimento naturale, rappresenta la cosiddetta chiusura di un cerchio quasi perfetto che porta alla cattura dei target fish. Questa strategia io mi sento di darvela come certa. Questo è proprio l'approccio del cacciatore di grosse carpe, che è un animale invernale, autunnale invernale, vive così, perché le grosse carpe si catturano anche in primavera, anche in estate, ma non c'è paragone rispetto all'autunno, quando il cibo inizia a diminuire, ma la loro fame è aumentata a dismisura perché si devono preparare per l'inverno accumulando del grasso. E direi che con questa considerazione di natura stagionale chiudiamo il cerchio delle aree di alimentazione e ci buttiamo a capofitto sulle rotte di spostamento. Come si spostano i pesci? Allora, i pesci hanno sostanzialmente capacità di crearsi dei punti di riferimento nei loro spostamenti, e è assodato che i loro spostamenti siano molto ripetitivi, nel senso che tendono ad attuare sempre le stesse rotte. In acqua corrente lo spostamento dei pesci avviene per lo più a favore di corrente quando devono andare da monte verso valle. Potete capire quanto possa risparmiare in termini energetici un pesce di grossa mole che si mette in corrente e si lascia trasportare. Okay, quindi ecco che nel fiume i pesci tendono a muoversi in prossimità di quelle sponde dove la corrente batte molto, che è quelle che io nel libro consiglio, nel capitolo legato alla pesca nel fiume, di cui parleremo anche quando ci arriveremo con le pillole video, in cui io consiglio di pasturare e pescare, perché questi punti di corrente che pulisce il fondale, la sponda, sono i punti dove il pesce passa ed è in grado di trovare qualsiasi tipo di riferimento alimentare che noi gli diamo. Okay? Nei laghi, allora, nelle ma poi affronteremo questi argomenti, perché sono trattate le piccole cave, sono trattati. Allora, diciamo che nelle acque ferme le rotte di spostamento, se i bacini sono piccoli o comunque anche, non so, in un grande lago, considerandone però solo un'ansa, le rotte di spostamento diurne sono in linea di massima a favore di vegetazione, cioè il pesce tende a muoversi sul limite della vegetazione sommersa. Mentre per spostamenti che io definirei stagionali su ambienti un po' più grandi, vengono scelte in genere delle direttive di profondità che permettano al pesce di spostarsi con poco dispendio. Mi spiego meglio. Abbiamo statisticamente valutato, mi prendo dentro io e tantissimi amici pescatori di lago, che i cambi di fondale compresi fra i 5 e i 7 metri sono in genere la direttiva su cui il pesce si muove, perché fa riferimento quindi a questo famoso gradino, no? Quindi il gradino diventa un punto di riferimento percepito dalla linea laterale, che quindi dà una direzione al pesce. E questa profondità è quella ottimale da un punto di vista della vescica natatoria per mantenere in maniera stabile la quota, nel senso che il peso dell'acqua che il pesce ha sopra gli consente di stare sommerso. Voi direte, in che senso? Allora, il pesce è un animale che vive in acqua. Come concetto, un pesce morto viene a galla perché galleggia, okay? Il loro corpo ha una densità neutra, ma nella morte si gonfia un po' e viene a galla. Questo significa che i pesci hanno un assetto neutro e regolano la profondità con un organo che si chiama vescica natatoria, con il quale praticamente cambiano il loro assetto e peso specifico leggermente andando verso la superficie e sprofondando verso il fondo. Ci sono delle aree, e questa è indicativamente compresa fra i 5 e i 7 metri, dove c'è un preciso rapporto fra il peso della colonna d'acqua, quindi la pressione d'acqua che il pesce ha sopra, e la pressione che deve gestire in vescica natatoria, che gli fa avere un assetto piuttosto neutro, quindi poco dispendioso in termini di consumo calorico, e quindi sono in genere quelle le direttive di spostamento predilette nei grossi.
Ora, il tema è molto vasto e non bastano 10 minuti ovviamente per trattarlo, ma nel libro per ogni ambiente do dei precisi input. Alla prossima!